Ciao, sono Giuseppe del Modellismo Sant'Alessandro. Benvenuti al canale del Modellismo Italiano. Oggi parliamo di servi. Cosa sono i servi? Sono questi oggetti qui che hanno una funzione ben precisa. Possono essere utilizzati su tutti i nostri modelli dinamici. Servono per le auto elettriche, per le auto a scoppio, servono per gli aerei, gli elicotteri o i droni oppure le navi. Qual è la funzione di questi servi? È quella di poter muovere dei pezzi fondamentalmente. Quindi i servi hanno degli ingranaggi e una componente elettrica che recepisce dalla radio il comando. Il comando, quando si muove la radio, muove il servo. Il servo può servire come acceleratore per un autoscoppio, può servire per uno sterzo, può servire per un flap, può servire per la coda. Queste sono funzioni molto importanti che il servo a cui il servo tempera. Beh, quali sono i servi? Ci sono dei servi piccolissimi, i servi micro, poi ci sono i servi intermedi, i servi standard, ci sono i servi grandi, ci sono i servi waterproof, quindi che resistono all'acqua. Poi ci sono due tipologie di servi, il servo meccanico e il servo digitale. Il servo con i meccanismi in plastica, il servo con i meccanismi in metallo. Chiaramente più è metallo, più la qualità e il prezzo si alza. L'altra caratteristica dei servi, e poi vi faremo vedere come si monta un servo, è dovuta al tipo di forza che ha il servo. Immaginatevi un servo piccolino che deve muovere una tonnellata, non è possibile. Quindi ogni servo ha un peso specifico che riesce a muovere. Ci sono servi da 1,5 kg, servi da 3 kg, servi da 12 kg, servi da 26 kg. Ovviamente hanno una forza diversa e hanno, a seconda del loro utilizzo, un impiego diverso. Non solo, ci sono anche l'altro termine di utilizzo dei servi è la velocità, perché un servo che serve alimentare la coda di un elicottero deve avere anche una presa, una velocità molto importante. Tac, l'elicottero deve muoversi, la macchina deve avere uno sterzo molto importante, magari la nave non ha questa velocità, non è così importante la velocità e magari è più la forza. Quindi dietro ai nostri servi abbiamo sempre le caratteristiche. Caratteristiche che sono in termini di velocità, di peso e anche di voltaggio, perché lo stesso servo a 4,8 volt fa un certo tipo di lavoro, a 6 volt fa un altro tipo di lavoro, quindi può passare, come in questo caso, da 17 ai 20 kg. Ora vi farei vedere un filmato breve su come si monta un servo e quali sono le caratteristiche di movimento del servo stesso.
video, il montaggio del servo non è difficile, però ci vuole un minimo di esperienza. Ricordatevi di azzerare il servo prima del montaggio e di collegare correttamente il servo, il collegamento del servo con la ricevente nella slot giusta. Quindi passate a trovarci in negozio se volete avere dei consigli più precisi, oppure visitate il nostro e-commerce shop-modelsantalessandro.com. Vi aspettiamo alla prossima.